Ciao a tutti e ben ritrovati da Tenore Informatico. Sono qui con la mia mitica Panda, anno 2004. In tanti mi avete chiesto più spesso di farvi vedere come far passare il cavo coassiale, quindi l'alimentazione della retrocamera. Procediamo dopo l'intro e vediamo come ha fatto Tenore Informatico a far arrivare il cavo della retrocamera. Andiamo! Bene, cari iscritti e non, finalmente insieme è ora arrivato il momento di far vedere a tutti voi come ho fatto io nel far passare il cavo della retrocamera nella parte della targa posteriore. Innanzitutto è fondamentale smontare questo pannello in plastica del bagagliaio e chi segue i miei video sulla Panda sa di che cosa sto parlando. Non vi preoccupate, metto il link nella descrizione per vedere i video che vi aiuteranno a capire passo dopo passo come riuscire dalla radio a far passare il cavo diretto alla targa. Si parte dall'interno facendo passare il cavo della retrocamera nella longe interno della radio. Quindi collegate il cavo, lo fate scorrere nella parte qui nel vano portaoggetti. Guardate i miei video, c'è anche il video su come smontare il portaoggetti. E quindi far passare il cavo dalla radio nella zona sotto al portaoggetti per poi proseguire nella zona della canaletta lato passeggero. Dovete semplicemente andare a togliere questa guaina antipioggia di protezione, afferratela in questo modo per poi toglierla. Non mi stancherò di dire, seguite i miei video sull'argomento, ce ne sono tanti e ho smontato praticamente mezza panda. Quindi proseguite, fate scorrere il cavo sotto alla canaletta una volta che l'avete tolta, per proseguire nella parte posteriore e fate arrivare il cavo finalmente nel bagagliaio. Finalmente siamo riusciti a far arrivare il cavo della retrocamera nella zona interna del bagagliaio. Quindi il cavo passerà proprio sotto alla moquette dove si trova la ruota di scorta e nel passo successivo il cavo sarà ben nascosto nella moquette del lato destro, se preferite il lato sinistro. Adesso dipenderà da voi se preferite far passare la retrocamera dalla zona porta oggetti o dalla zona del lato guida. Io vi consiglio la zona del vano porta oggetti. Qui nella zona della moquette si trova il filo della mia retrocamera che passa e quindi scorre per tutta questa guaina antipioggia. Il cavo scorre all'interno di questa guaina, scorre per tutto il bordo fino ad arrivare in questo punto dove si trovano tutti i cavi che vanno ad alimentare le varie luci e quindi il motorino del tergicristallo posteriore, e si ferma qui. Il celo della panna lo dovete abbassare. Ed ecco qua i cavi che io ho fatto passare per alimentare la retrocamera e ovviamente il cavo della retrocamera stesso, che si trova qui, lo vedete? Cavo nero coassiale. E vanno a finire in pratica qui dove c'è questa canaletta. Dalla canaletta il cavo che non interessa va qui nella zona delle luci stop centrale. Ci sono due viti che dovete svitare per togliere questa parte in plastica e successivamente, lo vediamo meglio, qua c'è uno spazio sufficiente in modo da far passare i cavi che sono quelli della retrocamera oppure altri tipi di cavi. C'è lo spazio, passano qui, infatti si vede anche il cavo. Passa qui scorrendo per tutto il bordo interno fino ad arrivare proprio in questo punto che a noi interessa.
Questo è il cavo della retrocamera che porta il segnale dalla retrocamera alla radio e il cavo di alimentazione. Qui invece potete vedere il secondo cavo della mia retrocamera, quella attuale che sto utilizzando, di A8 con vista panoramica. Questa è quella più recente, passa anche da quest'altro lato dell'1.8 posteriore per poi arrivare in questo punto. Quello è il cavo nero retrocamera che spunta fuori nella targa esterna. Quindi, riassumendo, avete visto tutti i vari punti per far passare il cavo della retrocamera diretto alla targa posteriore, ed ecco qua la mia retrocamera che esce proprio nella zona della targa. Nel passo che viene dopo è importante sapere come smontare il blocco della maniglia chiusura centralizzata. Per tutta la lunghezza ci sono 4 bulloni. Semplicemente non dovete smontare completamente la maniglia, ma basterà soltanto allentare i 4 bulloni in modo da far passare la retrocamera. Vediamo subito. Nella parte sotto al portello bagagliaio, una volta tolto il pannellino, ecco qua i bulloni. Sono 4 dadi da 10, vi consiglio una chiave a cricchetto con bussola da 10 e una prolunga. Ne troviamo uno qui, un altro qui, un altro da quest'altra parte ed infine un ultimo dado da 10. Utilizziamo la chiavetta a cricchetto, bussoletta da 10 e prolunga. Si va così a svitare i 4 dadi. Dovete soltanto allentare i dadi, non c'è bisogno di smontare la maniglia del bagagliaio. Così facendo possiamo riuscire a far passare il cavo dalla retrocamera. Prima di proseguire dovete fare attenzione a una cosa importante che a me è successa. Quando sono andato a installare la retrocamera nella targa, avendo richiuso il tutto, mi sono accorto che la maniglia del bagagliaio non funzionava più. Sto parlando della maniglia manuale, non quella di chiusura centralizzata. In pratica c'è questo pezzo di metallo che si collega all'apertura chiusura della maniglia manuale e si era tolto, perché ho richiuso il tutto e non mi sono accorto che questo pezzo si era sganciato. Fate attenzione, se per caso si sgancia quando dovete far salire il blocco della maniglia, questo potrebbe togliersi. Io per sicurezza ho utilizzato 2 fascette stringicavo per bloccarlo. Finalmente ci siamo riusciti, la retrocamera nella zona della targa della nostra panda, ma per riuscire a farla passare è importante allentare tutti i 4 dadi da 10 che interessano la maniglia della chiusura centralizzata e manuale. Una volta che i dadi sono allentati potete tirare la maniglia verso di voi e far scorrere il cavo della retrocamera. Ovviamente io ho soltanto allentato il tanto per spostare il cavo della retrocamera, però dovete smontare i dadi per riuscire a tirare la maniglia verso di voi, in modo così da far passare l'intera retrocamera. Siamo arrivati alla fine di questo video, vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, attivare le notifiche della campanella per non perdere nessuno dei miei contenuti video. Seguitemi sempre anche alla pagina Facebook Tenore Informatico. Noi ci rivediamo al prossimo video e un saluto a tutti. Ciao!